varie specialità, la kickboxing come il full contact, campione quindi vero nel ring. Stasera vedremo un match veramente bello che infiammerà sicuramente il pubblico. Linee nazionali, cominciamo da quello olandese. Abbiamo ascoltato l'inno in onore di Sam Bram, scuola olandese. Bene ogni tanto vedere queste scuole, gli atleti di queste scuole sul ring. Mohamed Belkacem. Un algerino che vive in Svizzera. Adesso è il momento, dopo gli inni nazionali, del match. Allora, abbiamo detto un incontro quanto mai equilibrato, categoria 85 kg. Siamo passati, come avete visto, dalla categoria 48 kg con il successo di Silvia Ranotte su Sarai Medina Guerrero. Poi abbiamo visto 64 kg Moscatelli Campoli, 70 kg Mary Campagna, 72 con Naropol Fertex e Marco Piche e 85 Sam Bran Mohamed Belkacem. E quando arrivano questi colpi fanno davvero male. Si fanno male, la scuola olandese ha un repertorio di pugni e low kick interessantissimo. Gli algerini che combattono in queste specialità hanno un grande cuore, mostrano una grande resistenza ai colpi, e dal punto di vista suo Belkacem è veramente un atleta funambolico, se così vogliamo definirlo. Tira colpi di tutti i tipi, sciolto di gambe, potente di braccia. Sam Bram se la dovrà vedere con un atleta di tutto rispetto stasera per cercare di vincere questo titolo. Mannart dal punto di vista suo è un allenatore già consolidato, ha sfornato talenti su talenti, non ultimo ricordiamo Andy Sauer, vincitore del K1 Max, e che ha già combattuto anche contro il nostro Giorgio Petrosian perdendo per ben due volte, quindi interessante capire questo match con che spirito verrà affrontato da entrambi gli atleti. E ora inizia subito il match, Andrea. Ed è per la prima volta vediamo una calzamaglia in questa riunione. 85 kg, una categoria interessante, ma nota la velocità dei due atleti e come sono esplosivi già nei movimenti che stanno effettuando sul ring. Vuoto, intanto Belkacem. Ricordiamo che Bran, pantaloncini corti, bella adesso questo 1-2 da parte di Belkacem. Bella azione di Belkacem, finora sembra essere lui l'olandese. È continuo Belkacem. Di spalla, con la spalla sinistra Belkacem va a interrompere l'azione di Bran. A vuoto su questo low kick. Si gira di spalle, Bran viene richiamato dall'arbitro, non può fare così, non si può girare. Un
bello kick di Bram che viene subito centrato però con un colpo di braccia di Belkacem. Bello l'1-2 di Belkacem sul viso di Bram che continua ad avanzare e spazzata di Bram. A onore del vero si era incastrata per un attimo la gamba di Belkacem sulla spalla di Bram che non se l'è fatto ovviamente sfuggire. Sembra poco carico di braccia Bram, mentre Belkacem è ben impostato, ora ha abbassato un attimo i ritmi. High kick, un altro. Meglio un colpo ad ascia forse, esatto. Più che high kick, guarda. Che cosa sta facendo Bram e perché Belkacem riesce sempre a entrare mentre Bram sembra in difficoltà? Hai visto, non è riuscito neanche a mettere questa ginocchiata. Si sta muovendo molto bene Belkacem, mostra quel lavoro di piedi, quel footwork di cui parlavamo proprio appunto prima, e lancia questi calci ad ascia che molte volte sono inefficaci, però tengono bene la distanza e quindi bloccano nell'azione l'olandese, che in questo momento non sta comunque trovando molto la via del match, onestamente. Lo tiene bene a distanza, come possiamo vedere, con questi front kick o calci ad ascia. Appare più carico. Sì, anche con le braccia, visto che quando non c'è la soluzione di gambe, Belkacem va con le braccia e colpisce adesso con il sinistro Bram. Ancora un calcio ad ascia. Credo che stia però abusando un po' troppo di questo calcio ad ascia, specie perché ogni volta che atterra incassa un low kick da parte dell'olandese. Ecco, qual è il pericolo quando vai a portare un calcio ad ascia? Calcio ad ascia, si alza la gamba anteriore, si cerca il bersaglio principale, cioè la testa o il naso, il viso, un punto morbido, perché se va sul collo un calcio ad ascia non fa sicuramente male. Cosa succede? Si atterra in avanti col peso e lì c'è la risposta dell'avversario che ci può tranquillamente falciare la gamba, tagliare. Ancora all'angolo Belkacem con lo sgabello di cui parlavamo prima. Questa è una cosa che, come abbiamo già detto, vediamo relativamente poco, specie perché così si cerca di ecco, guarda qui l'1-2 di Belkacem e poi va giù e schiva anche il calcio. Si stanno affrontando comunque a viso aperto entrambi gli atleti, colpi forti, un primo round che mi sento però di assegnare a Belkacem, sinceramente, per la maggior precisione in termini di braccia specialmente. Qui abbiamo visto un bel 1-2. Credo che ora dall'angolo Mannart dia delle disposizioni tecniche al suo atleta Sam Bram, sicuramente gli dirà di lavorare meglio le combinazioni pugni e low kick, che è il pane quotidiano insomma per questi tipi di atleti. Primo round allora lo assegniamo all'algerino che però vive in Svizzera, Belkacem, e sempre Bram che va all'inseguimento. Mulina bene ora con questi colpi di braccia, però Belkacem deve fare attenzione, Bram, a non incascare nella trappola dell'algerino, cioè di entrare nella guardia e esporsi così a questi colpi. Low kick di Bram. Ora vuoto con il low kick Bram e rimette qualche colpo di braccia a Belkacem. Lavora molto questi calci laterali Belkacem, ricordiamo che è già stato campione più volte anche di full contact e questo sicuramente è un colpo che è ereditato da questa specialità. È stato andato vuoto con le braccia Belkacem, però è andato subito con un middle kick a cercare il corpo di Bram. Molto continuo l'atleta delle Trim Pranovi. Si mostra una eccellente scuola pugilistica, ma questo lo avevamo già detto in apertura di match. Combatte stabilmente da professionista e con un bello bellissimo adesso questo destro al volto di Bram. Colpo di Bram, sì. Si vede la maggiore specializzazione pugilistica dell'atleta svizzero. E un altro 1-2 incassato da Bram, che deve fare molta attenzione a questi colpi dritti, entrano un po' troppo, però sotto inizia a far male la gamba di Belkacem. Un altro low kick
credo che ora Andrea farà molta fatica ad alzare quella gamba, specie perché ha già incassato 3 o 4 low kick sulla gamba anteriore e già si muove con un po' più di impaccio. Comunque Brama avanza sempre, Beccasem è attentissimo, blocca anche parzialmente questo calcio alto. Chiamano ora il low kick dall'angolo di Brahm, vediamo se esegue. Esegue infatti. Pochi secondi al termine del secondo round, che mi sembra ancora in vantaggio, avere in vantaggio Beccasem, se non altro per i colpi che sta portando nei confronti di Brahm. Ancora non riesce Brahm a portare un'adeguata soluzione. Sì, sta lavorando meglio come footwork, come lavoro di piedi, appunto spostamenti, ma anche come rimesse proprio di colpi di braccia. Beccasem ha aumentato anche comunque i colpi Sam Brahm, sinceramente un vantaggio a mio modo di vedere per Beccasem, anche se non di grandissima misura, qui ha accorciato un po' più. Allora, due Brahm riprese, fino a questo momento in leggero vantaggio Beccasem, anche se come hai detto Brahm un po' sta prendendo il controllo della situazione. Impostazione prettamente pugilistica da parte dell'algerino, più invece di K1 da parte di Brahm, va molto con le braccia. Mostra un po' una pecca, diciamo, di Brahm, se vogliamo, l'abbassare spesso la guardia quando colpisce, e questo lo espone a questi colpi di Beccasem, che pugilisticamente comunque appare più completo. E comincia il terzo round, vantaggio di Beccasem sui nostri cartellini. Calcio alto adesso di Beccasem. Allora, per un atleta che subisce da un punto di vista pugilistico l'iniziativa dell'avversario, qual è l'iniziativa più adeguata, più idonea da fare? E stiamo parlando ovviamente di Fabrizio Di Brahm. Sicuramente calciare sotto, interrompere l'azione con i medi, calci medi, low kick, stop kick sull'azione dell'avversario. Si deve tamponare l'irruenza sicuramente dell'avversario per poi rimettere e tagliare quindi le gambe e evitare quindi che poi si sposti. Vedo comunque un Brahm un pochino più presente e questi low kick iniziano a far male sotto. Andrea, come vediamo, sulle gambe un pochino più fermo ora Beccasem. Anche tatticamente, vedere una calzamaglia è a mio parere, anche un vantaggio, in quanto non ci mostra i danni reali che abbiamo inferto sull'avversario. Molte volte vedere una gamba viola ci fa dire ok, continuiamo a calciare lì perché è lì che sta andando bene. In questo modo non si vede, è tutto nero. Però è anche vero, Fabrizio, che magari l'avversario, ecco, bello bellissimo questo calcio girato. Calcio girato, questa è una finezza tecnica di quelle che abbiamo proprio. E poi bello prima detto sotto con il sinistro e poi destro ampio direttamente, e vanno a vuoto entrambi adesso. Ora però è anche vero, dicevo, che l'azione più efficace è proprio quella di vedere l'avversario in difficoltà mentre cammina. Si stanno contando, viene contato ora, sì. Viene contato Brahm. Sam Brahm, match in salita ora per lui, ma ci piacerebbe rivedere questa azione. Ancora un calcio girato, era sembrato che entrambi fossero andati un po' a vuoto. Bravo Beccasem, una bella impostazione anche di gambe, molto elegante. 1-2, ancora come prima, e Brahm incassa. Montante sinistro, gancio destro dall'alto, e Brahm sta pagando la minore preparazione in termini pugilistici. Ancora il gancio, però mi sembra che oltre a pagare da un punto di vista del in termini pugilistici, Fabrizio, qui incassa anche come calci, sta incassando, si vede, questa terza ripresa. Si vede molto però, attenzione, il fatto che stia precaricando un calcio girato Beccasem. Quando si mette così di lato, Brahm lì dovrebbe forse fare qualcosa in più in termini di finte, farlo tirare a vuoto e poi rientrare. Si mette veramente tre quarti, una posizione eccolo qui, guardate. In questo momento si vede proprio la spalla protesa in avanti, pronta o a tirare un sidekick, un calcio laterale o un calcio girato. E ora un 1-2, bellissimo il low kick. Ora Brahm ha messo una bella azione. 20 secondi alla fine ancora del round. Vediamo Beccasem che calcio girato. Calcio girato. Difficilissimo inquadrare Beccasem,
Sì, si muove molto per il suo peso, lavora veramente bene, ha anche fatto contare l'avversario in questa ripresa. E questa è una ripresa, a mio parere, anche da assegnare a Belga. Ora la regia ci ripropone alcuni scambi tra i due. E qui il bellissimo calcio girato al corpo, incassato. E qui a terra, e non capiamo perché l'ha contato. Sia stato contato, sì, bravo, sinceramente. Forse ha visto un colpo precedente che ha consentito appunto... Sì, forse il calcio girato che era entrato a bersaglio è stato accusato successivamente. Allora, noi abbiamo per il momento 3 round su 3 per Belkacem, che è partito fortissimo anche in questo quarto round. Sì, onestamente Bram non mi ha entusiasmato fino ad ora, è sembrato sempre in balia dell'avversario. Bisognerà capire un attimo se adesso negli ultimi due round vorrà cercare qualche contromisura particolare. Ora si è aperto anche un visibile taglio sull'arcata di Bram. Recupera minuti, secondi, insomma, secondi importanti. Belkacem all'angolo. Tanto ricordiamo, a proposito del fight code, che molto probabilmente i primi di luglio si disputerà la tappa di Istanbul. Poi a metà agosto ci sarà Debrecen. Bellissimo Andrea, scusa, un calcio girato. Scusate voi, perché questa è un'azione che merita di essere sottolineata. Un calcio girato, una pregevolezza tecnica difficilissima. Belkacem molto intelligentemente ora sta veramente affrontando alla grande questo nuovo round. Si mette tre quarti, finta un colpo di gambe e poi mette il colpo di braccia. Questa è una cosa molto molto difficile da fare, si espone anche dei rischi, eppure lo fa con grande maestria. Bram è veramente in difficoltà. A proposito di questa guardia, intanto questo gancio destro che parte, forse anche un po' telefonato se vogliamo, magari con un po' più molto di lucidità largo. Bram potrebbe anche evitarlo. Non riesce, a mio parere, ad accorciare la distanza nel modo giusto Bram, e quindi sì, Belkacem comunque ha vita relativamente facile nel partire. Questi colpi sono un po' telefonati, come hai fatto notare, un po' ampi, però entrano quasi sempre nella guardia dell'avversario, quindi perché cambiarli? Questo credo che sia quello che si sta chiedendo ovviamente anche Belkacem. Comunque Bram va sempre all'attacco, non indietreggia. Ora ha messo a segno due bello kick che hanno tagliato un attimo la strada. E ora un bellissimo questo destro di Bram. Il primo colpo va giù. Va giù. Belkacem, dopo un dominio di 3 riprese e mezzo, Bram trova il colpo decisivo per andare a mandare al tappeto Belkacem. Grave difficoltà, ancora lo ha centrato in pieno. Poco stabile ancora Belkacem, sembra barcollare visibilmente. Un altro low kick durissimo ora di Bram. E ancora un destro. Un altro colpo. Qui dovrebbe essere contato a nostro avviso. 1-2. E ancora Belkacem in questo momento in balia di Bram. Belkacem ha una guardia bassa, non riesce a evitare gli interventi di Bram. Un low kick. E poi interviene l'arbitro, ma dovrebbe essere contato probabilmente Belkacem, perché rischia qui poi una ginocchiata al volto, calcio laterale. Un altro e un high kick pericolosissimo, deve essere piedi. Contato ora, deve essere contato Andrea, l'arbitro qui dovrebbe contarlo perché è visibilmente in difficoltà, ha incassato colpi durissimi. E ancora non si vede la fine del quarto round, un quarto round a sorpresa. Belkacem è inseguito da Bram. Ora visibilmente senza guardia, senza difese. E qui l'arbitro doveva interrompere. Deve contare. High kick. Assolutamente, sono veramente ginocchiate. Poco d'accordo con questa interpretazione dell'arbitro. Sta rischiando di far prendere una punizione durissima. Ancora Belkacem. Il gancio largo. Colpo di scena dunque nella quarta ripresa, con Belkacem nettamente in vantaggio, ma qua si rischia davvero. Si appoggia ora le corde e va nuovamente giù. Cosa aspetta l'arbitro? Ce lo chiediamo tutti. In piedi ora. Ci chiediamo perché non lo conti anziché farlo rialzare. Qui deve legare adesso per andare indenne, e con questo quarto durissimo round Bram riapre il discorso del combattimento. Io credo che il conteggio abbia fatto vincere il round, ma sinceramente questo proprio crescendo abbia fatto guadagnare una serie molti di punti. Sì. Questa è una ripresa
che vediamo che cosa è successo. Avrei segnato proprio in pieno a Belkacem. Siamo nuovamente verso un pari a questo punto. Guarda, qui ha subito prima il destro e poi la ginocchiata. Ginocchiata perfetta al mento che spegne proprio le lucine. E poi la durissima punizione. Ci dovrebbe essere, ci poteva essere, ci doveva essere un altro conteggio, Andrea, da questo punto di vista, perché ha incassato colpi durissimi. Un altro conteggio avrebbe comunque avuto un ottimo risultato, l'avrebbe fatto recuperare, un match più equilibrato. Ancora giù, questa volta è per una scivolata. Vediamo Bram, sembra essersi ripreso Belkacem, calcio laterale. Ora tre quarti, si appoggia con un guantone, non può appoggiarsi alle corde. Belkacem sembra ancora non aver recuperato dal round di prima. Ancora poco stabile sulle gambe Belkacem. E ancora 1-2 di Bram. E qui Bram ha l'impressione che vada veramente alla caccia di Belkacem con molta più convinzione rispetto ai primi tre round, perché sa che può andare a ottenere una vittoria insperata dopo i primi 9 minuti di match. Adesso Belkacem un destro, ma non c'è la continuità da parte dell'algerino che va all'angolo, anzi a incassare un low kick di rimessa. Sempre avanti Bram. Questo è stato un po' il leitmotiv del match, Fabrizio. Si mette molto molto a tre quarti, quasi di spalle Belkacem quando usa questi calci. Un'altra ginocchiata durissima, ora appare visibilmente stanco Belkacem, ora non riesce nemmeno più a attuare quel suo gioco per cui gira intorno e rimette colpi. Belkacem tenta adesso di cavarsela con la sua scherma pugilistica, ma Bram veramente ben avanti, ancora un gancio largo, ma testa molto bassa per Belkacem, che quando ginocchiata e poi destro di Bram, ancora una bella combinazione da parte dell'olandese. Qui sta legittimando la vittoria Bram, sì. Qui sta legittimando la vittoria, ginocchiate, va giù Belkacem con la testa, pericolosa l'azione. Si appoggia alle corde, questo è un comportamento tipico spesso del full contact, ci si afferra alle corde. Bram veramente in queste ultime due riprese ha portato a spasso Belkacem, colpo di scena. Completamente a vuoto questo calcio girato. Un bellissimo calcio tecnicamente parlando, è inutile a questo punto del match, non chiude il match, non ha la potenza necessaria per farla. Io credo che dovrebbe risparmiare questo tipo di energie per portare e chiudere il match magari con questi colpi di braccia. Entrambi a terra, sono esausti i due combattenti. Ma Sam Bram veramente sta... Belkacem lo noto proprio provato dopo l'ultimo conteggio, scomposto, braccia basse, sta veramente sopravvivendo a questo match. Ora nuovamente a terra, quasi non ce la fa rialzarsi l'algerino. Sbilanciato Bram, ultimi secondi di questo bellissimo, imprevedibile match, durissimo, affrontato a viso aperto da Sam Bram e Mohamed Belkacem per il campionato del mondo Waco Pro 85 kg di K1. E un altro gancio e low kick di Bram eseguito magistralmente, si chiude qui il match, Andrea. Allora io direi che a questo punto Bram può aver vinto, può aver risolto il match grazie al quel KO della quarta ripresa e poi soprattutto quella serie di colpi continui. Siamo ormai all'epilogo. Sì, a allora, chi assegneresti in questo momento la vittoria? Oggettivamente parlando, i primi tre round sono stati a mio parere vinti con un buon margine dall'atleta sì, svizzero algerino. Gli ultimi due hanno veramente sconvolto e capovolto il giudizio. Credo che i giudici assegneranno il match a Bram, anche se diciamo che siamo veramente lì. Io vedo un Bram vincente, credo che se lo sia meritato, specie dopo il conteggio della quarta ripresa. Questa quinta è stata dominata dall'olandese. Vediamo la programmazione.
e ha vinto allora Sam Brown, campione del mondo Waco Pro 85 kg per verdetto ai punti, ma dobbiamo dire che nella quarta e nella quinta ripresa comunque Belkacem e Brown, due nomi che vanno ricordati, davvero due bei combattenti. Assolutamente sì. Grazie per il commento tecnico a Fabrizio Spano, grazie per la sincronizzazione a Sabino Bilanzuoli, e la linea torna allo studio con la corona nelle mani dell'olandese Sam Brown.